Benvenuti e benvenuti in questo nuovo video. Recentemente, dati i miei ultimi video e post sia su Instagram che su YouTube, mi avete posto tantissime domande circa il mio allenamento in stile Tabata e voglio utilizzare questo video per rispondere e per spiegarvi un po' la mia routine di allenamento. Ci tengo a specificare la mia routine di allenamento, come mi sto allenando, perché secondo me sono nati un po' di dubbi al riguardo. Io mi alleno 5 volte alla settimana, quando posso, quando riesco, e sono 3 allenamenti in stile calistenico, 1 cardio in stile Tabata e 1 jolly, cioè dipende da cosa mi fa male, cosa non mi fa male, ma principalmente dovrebbe essere un workout molto focalizzato sulle gambe in sala pesi. Quindi il mio split settimanale consiste in 4 allenamenti focalizzati sulla crescita o il mantenimento del tono muscolare, l'aumento della forza e della resistenza, e un allenamento, cioè quello Tabata, che ha lo scopo di migliorare la mia situazione cardiovascolare e aumentare la mia resistenza sotto sforzo. Quindi, messo questo in chiaro, che cos'è il Tabata? Essenzialmente il Tabata è un protocollo di allenamento e la sua caratteristica è quella di avere dei tempi fissi da rispettare nella sessione di allenamento. Infatti gli esercizi che si scelgono di fare devono essere eseguiti per 20 secondi, seguiti poi da 10 secondi di pausa e avanti così fino alla fine dell'allenamento. Solitamente gli esercizi da fare possono essere 6 o 8 e il numero di giri da fare possono variare dai 6, 8, 10, insomma dipende dal livello di allenamento, da quanto si è stanchi, eccetera. Lo scopo di questi intervalli è quello di far sì che nei 20 secondi di lavoro si spinga davvero al massimo, al fine di portare ai massimi livelli sostenibili la frequenza cardiaca, seguiti poi da 10 secondi di riposo. Una domanda che mi fate spesso è: come scelgo gli esercizi? Allora, questo è il bello del Tabata, secondo me, perché li scelgo in base alle mie preferenze e a ciò che mi piace fare, dipendentemente anche da cosa voglio allenare. Io ho deciso di eseguire questo tipo di allenamento soprattutto focalizzandolo sulla parte inferiore del mio corpo, per due motivi. Uno, perché alleno già molto la parte superiore con l'allenamento calistenico, a scapito della parte inferiore che nell'allenamento calistenico viene un po' sacrificata. E due, perché ho notato che sul mio corpo, sul mio fisico, guardando come reagisco e come ho reagito già in passato, un allenamento puramente di sollevamento pesi, pesistica, bodybuilding, chiamatelo come volete, su di me, ripeto, su di me, non è totalmente efficace. Quindi ho capito che io devo integrare questo tipo di allenamento al fine di stimolare le mie gambe, i miei muscoli a diversi sforzi e a diversi meccanismi, movimenti più veloci, più rapidi. Per questo motivo allora ho deciso di focalizzarli molto spesso sulla parte inferiore. Quindi scelgo esercizi che mi piacciono, che sento funzionano su di me e che so eseguire bene in 20 secondi, perché preferisco eseguire un esercizio un pochino più basico, però farlo bene, visto che devo farlo velocemente, piuttosto che uno più complicato, più difficile, che rischio di farlo male, sforzare la schiena e farmi del male. Quindi, ad esempio, i miei esercizi preferiti, che sono davvero inseriti in ogni workout routine che potete trovare, sono gli affondi saltati alternati e i jump squat. Io poi a quelli aggiungo gli altri esercizi. Il modo in cui me la creo è cercare di alternare esercizi più dinamici e esercizi un pochino più statici. Quindi io, ad esempio, posso iniziare facendo i jump squat, poi fermarmi e fare il ponte sulla palla, poi passare agli affondi saltati alternati e poi agli squat sulle punte, alternando un po' esercizi più dinamici e esercizi più statici, al fine anche di giocare, diciamo, con la mia frequenza cardiaca, con i battiti. Come tengo conto del tempo che passa? Allora, uso un'applicazione facilissima, si chiama Timer, ve la metto qui, la potete scaricare ed è Timer di Runtastic, è completamente gratuita. Potete inoltre sistemare e decidere
tempi, la durata di riposo, di recupero, di lavoro, eccetera. Quindi non soltanto fare esercizi in protocollo Tabata, ma anche diversificare, ad esempio fare 40 secondi, 10 di pausa, insomma potete davvero sbizzarrirvi e divertirvi. E l'applicazione ti parla dicendoti quando iniziare, quando finire, ti dà anche i 3, 2, 1, quindi è davvero ottima e super consigliata. Voglio un attimo mettere in chiaro come funziona quindi la tempistica. Quando poi si mette nell'app che si fanno 6 esercizi, si decide anche quanti giri fare. Quindi se si decide di fare 8 giri, significa che si completa un giro quando si sono fatti tutti gli esercizi, facendo 20 secondi, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10. All'ultimo, quando si fa il sesto, sono sempre 20 secondi, no? Poi ci sono 10 e bisogna ricominciare con il primo. Quindi praticamente sono giri continui, non stop, se non per quei 10 secondi, per il tempo che si decide di fare, dipendentemente da quanti giri si decidono di fare. Solitamente il mio allenamento consiste in 6 esercizi ripetuti per 10 giri, per un lavoro di 31 minuti in totale. Solitamente mi creo le schede prima di iniziare, però spesso le cambio mentre sto facendo il workout perché mentre lo faccio capisco se un esercizio è davvero valido, se ne vale la pena, se posso cambiarlo, se vorrei fare qualcos'altro e magari on the go lo cambio e vario la scheda. Però comunque è questo che mi piace del Tabata, cioè che posso davvero inventarmi qualunque cosa, cambiarlo ogni volta, quindi non diventa neanche noioso, dipendentemente anche da quanto voglia, quanto me la sento e quanto voglio sudare e lavorare. Ho visto dei risultati nel tempo, allora devo dire che io ho iniziato a settembre. Il mio primo allenamento Tabata è stato al mare con Veronica e l'avete anche visto e mi ricordo che avevamo fatto 8 esercizi per 8 giri. E io volevo morire, ero distrutta, faticosissimo e da lì mi sono innamorata. E devo dire che ho avuto dei grandissimi risultati. Uno, a livello di resistenza, mi sento molto più atletica, salto, sudo. Finalmente mi sento un po' tornata quando giocavo a basket e vedo anche per questo motivo che questo è l'allenamento giusto per me. Questo a livello prestazionale, a livello estetico mi vedo molto migliorata a livello delle gambe, me le vedo molto più asciutte, molto più sode e toniche. Una domanda che mi fate spesso è se questo tipo di allenamento va a compromettere la crescita muscolare. Secondo me no, se fatto con coscienza, cioè io lo faccio una volta alla settimana, non lo faccio ogni giorno ed è incluso in comunque una routine, come vi ho detto prima, di allenamenti molto più statici volti appunto alla crescita o comunque al mantenimento della massa muscolare. E inoltre, dopo questi tipi di allenamenti, sapendo che ho sudato, che ho bruciato, perché ho bruciato, poi mangio, integro con il cibo, insomma, non è che dopo digiuno perché ho bruciato calorie, quindi attenzione. E inoltre non è poi così immediato. E inoltre, questa è la differenza dal tapirulan che io ho notato, di cui vi avevo anche già detto. Secondo me, il tapirulan è un macchinario dove vai, corri e bruci, però ti sfianchi. Mentre quando finisci l'allenamento Tabata, non solo sei stanco e sfiancato, ma io poi sento davvero male alle gambe, perché comunque non ho solo sforzato e affaticato il mio corpo, ma anche proprio lavorato e sforzato e affaticato il mio corpo, ma concentrandolo su quei muscoli. Non lo so se mi sono spiegata, ma è questa un po' la differenza che io vedo tra il semplice fare cardio sul tapirulan e fare cardio con esercizi svolti rapidamente quando faccio Tabata. Allora, io penso di avervi fatto un'infarinatura generale e avervi un po' spiegato come me lo gestisco, come lo faccio. Adesso voglio rispondere, questo è inutile, pertanto non è attaccato. Voglio rispondere alle vostre domande per vedere di riuscire a rispondere a tutti. Allora, quanto sei alta, Silvia? Io sono alta 1,76 m. Che riscaldamento esegui prima del Tabata? Diciamo che io faccio sempre il mio solito riscaldamento, che sono i 6 minuti catartici sull'ellittica, che sono i 6 minuti che odio di più della mia vita, però
bisogna farli. Faccio un pochino di stretching e poi inizio. Una ragazza mi consiglia di alternare gli esercizi in modo da esercitare ogni volta una parte diversa e dare sempre il massimo. Sì, concordo, se fate dei circuiti total body, assolutamente fatelo. Se fate ad esempio 6 esercizi, passatela alle spalle, all'addome, alle gambe, alle spalle, insomma alternate, non fate 2 gambe, 2 addome, 2 spalle. Però io, come ho detto prima, li concentro essenzialmente, principalmente sulle gambe. Insomma, c'è un po' di libertà dipendentemente anche da cosa volete allenare e cosa volete fare. Però questo è un ottimo consiglio per chi vuole crearsi un allenamento total body in stile Tabata. Come trovare gli esercizi? Io praticamente vado sull'app di Runtastic Results, poi vado su Workouts, Exercise, e qui c'è un database di più di 180 esercizi che potete utilizzare. Alcuni sono premium, quindi non avendo comprato l'abbonamento non si possono vedere, ma comunque c'è il nome e potete cercarli su internet. E sono divisi per addominale core, cardio, lower body, upper body, total body e flexibility, che è lo stretching. Questo, vi giuro, è un'applicazione strautile che dovete assolutamente scaricare, è gratis, quindi scaricatela. Ma a me sembra di aver risposto essenzialmente a tutto. Voglio terminare dicendo di stare attenti a non sempre pensare o nero o bianco, nel senso che molti mi hanno scritto chiedendomi se fa allenamento Tabata, allora vai a bruciare, distruggi i muscoli, eccetera. Cioè, fosse così facile e così immediato non saremmo qui, cioè nel senso, allora non si potrebbe davvero fare nessuna attività sportiva di tipo cardio. Ma soprattutto state attenti a non pensare sempre all'allenamento cardio come bruciare calorie. Cioè, l'allenamento cardio è cardio perché è utile per migliorare il nostro apparato cardiovascolare. Sono stati effettuati degli studi scientifici che hanno portato al fatto che l'allenamento Tabata aumenti il metabolismo basale e potenzi la massa muscolare. È un allenamento che ci porta ad essere più atletici e secondo me risponde molto alla mia necessità, che adesso sento di avere, di non solo avere un fisico apparentemente tonico, ma renderlo funzionale e quindi fargli fare qualcosa. Basta, io spero di essere stata abbastanza chiara. Se avete ulteriori domande, per favore lasciatemeli qui nei commenti, io vi risponderò. E noi ci vediamo nel prossimo video, che sarà molto molto interessante, spero, sinceramente non so ancora cosa sarà, ma è di sicuro. Ciao!